Parto da qui, parto dal congresso, parto dall'importanza che ha questo congresso per il Partito Democratico, ma prima qualcuno diceva anche per il Paese. Io penso che davvero questo è un congresso che non possiamo vivere come se fosse una cosa rituale o come se fosse una cosa scontata, perché questo congresso ha un'importanza decisiva e si colloca in una fase straordinaria. Questo congresso è il congresso del Partito Democratico che dopo 5 anni di governo l'anno scorso ha subito una sconfitta storica, e questo è il congresso che il Partito Democratico fa mentre in Italia sta avvenendo un fatto inedito nelle democrazie liberali. I sovranisti sono al governo, i populisti sono al governo, c'è un governo Lega 5 Stelle che cambia i parametri, cambia i paradigmi, cambia, ha un approccio diverso alla politica, alla cosa pubblica, al rapporto con le opposizioni, al rapporto con le istituzioni, ai rapporti con i giornalisti. Quindi è un congresso di una grande importanza e ognuno di noi, a seconda delle responsabilità, però a seconda di ciò che fa, del ruolo che ricopre questo partito, ha una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere all'altezza di questa fase, dobbiamo essere capaci di costruire in tempi rapidi un'alternativa, tornare a essere il punto di riferimento per tanti che non si riconoscono in quello che questo governo sta facendo. E per essere credibili io penso che abbiamo bisogno di un partito che si confronta, che discute, che smette di litigare. Dico queste cose insieme, perché guardate, per me l'unità non vuol dire che la dobbiamo pensare tutti allo stesso modo. L'unità si costruisce nel confronto tra idee diverse e recuperando la capacità di fare sintesi e soprattutto recuperando la capacità di ascoltarci, una cosa che abbiamo perso in questi anni. Da qui passa la differenza tra il litigio e la discussione e il dibattito, tra un litigio che ci fa male e una discussione anche tra posizioni diverse che invece può essere un arricchimento, perché lo è per un partito plurale, aperto, come noi abbiamo voluto essere dall'inizio. Il Partito Democratico è nato così, non un partito di un leader, ma un partito con un leader, in cui appunto si confrontano idee, si sceglie, si cerca di fare sintesi e si recupera quella capacità di ascolto di cui parlavo prima. Guardate, io penso che noi dobbiamo mettere però i piedi nel piatto, e qui nel piatto ci dicono che noi, io non ho nessun problema a dirlo, che il Partito Democratico è stato protagonista di una stagione importante, lunga e importante di governo, e il protagonista è in positivo. Io penso che la stagione di governo che abbiamo alle spalle sia stata una stagione di governo a cui noi non dobbiamo abiurare. Perché guardate, noi abbiamo portato questo paese fuori dalla crisi. Tutti i dati ci dicono che abbiamo portato questo paese fuori dalla crisi. I dati sul prodotto interno lordo, i dati sull'aumento della produzione, i dati sull'aumento dei costi di lavoro, i dati sull'aumento delle esportazioni, i dati sulla diminuzione della disoccupazione. Tutto ci dice che abbiamo portato questo paese fuori dalla crisi e abbiamo anche fatto riforme molto importanti che da anni volevamo fare. Pensiamo a quelle sui diritti civili o altre questioni. Detto questo, però, dire non abbiuriamo non vuol dire abbiamo perso perché hanno sbagliato gli elettori. Io penso che il punto è che nonostante abbiamo fatto cose che io penso straordinarie, di cui non dobbiamo essere pentiti,
tema è che nonostante tutto questo, una parte grande anche del nostro elettorato ci ha abbandonato e abbiamo subito una sconfitta storica, siamo arrivati al 18%. Ora, per ritornare in sintonia, ricominciare a parlare con una parte della società italiana, noi però abbiamo bisogno di capire le ragioni della sconfitta. Che cosa abbiamo sbagliato? E non ce la caviamo dicendo appunto che hanno sbagliato gli elettori o che c'è un problema di comunicazione o che abbiamo perso perché si sparava sul manovratore. Io penso che questa volta non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto il 4 di dicembre, quando dopo aver perso il referendum, invece di provare a capire cosa stava succedendo in questo paese, perché non avevamo convinto anche una parte importante del nostro elettorato, ci siamo accontentati di dire va bene, il 40% sta con noi. Questa volta le ragioni della sconfitta le dobbiamo approfondire. E noi abbiamo governato. E abbiamo governato però in un tempo di crisi. Dal 2008 in poi la crisi ha originato un peggioramento reale delle condizioni di vita di una parte degli italiani. E forse l'abbiamo sottovalutato. Noi giustamente abbiamo valorizzato i risultati economici, i macro dati, abbiamo festeggiato quei dati giustamente, ma quei dati non sono stati vissuti come concreti da chi continuava a stare male e di chi ha sofferto in questi anni un aumento delle diseguaglianze. A chi soffriva queste cose, e una parte importante della società ha sofferto queste cose, noi siamo apparsi distanti. Non che non ce ne siamo occupati, abbiamo fatto il rave, ma siamo apparsi distanti. Siamo apparsi quelli che rappresentavano i parametri di Maastricht, l'Europa, i valori economici, eccetera, eccetera, ma non si preoccupavano prioritariamente delle condizioni di vita delle persone. Siamo apparsi, poi non è stato così. Però dentro la dialettica che i populisti hanno affermato, cioè il popolo da una parte, l'elite, le banche, eccetera, eccetera, dall'altra, noi siamo stati messi dall'altra parte e siamo ancora messi dall'altra parte. E quindi qui c'è un punto. E l'altro punto è che noi abbiamo un avversario che oggi governa per la prima volta in questo paese, usando le nostre parole, lotta alla povertà. Loro la declinano in un altro modo, noi non la declineremo così, però sono le nostre parole. Per la prima volta ci troviamo di fronte anche a una situazione come questa. Quindi è cambiato tutto in quest'anno, dopo la sconfitta con il governo è cambiato tutto. Tra l'altro è cambiato il quadro politico, non c'è più il bipolarismo, siamo dentro il proporzionale. E allora io penso che Nicola Zingaretti abbia avuto un merito, un grande merito. Quello per primo, a poche settimane dalla sconfitta elettorale, non solo di dire che bisognava leggere le ragioni della sconfitta, ma che sulla base delle ragioni della sconfitta, quelle che ho detto adesso, si impone per noi, per il PD, un cambiamento, una discontinuità, la necessità di una rifondazione. Il tema non è sostituire il gruppo dirigente, il tema non è dare la colpa a Renzi o dare la colpa a Emiliano o dare la colpa a qualcun altro. Il tema è come ricostruiamo in un quadro diversissimo da quello a cui siamo stati abituati ad agire in questi anni, una presenza e una proposta dei riformisti. Io dico tre cose. Primo, c'è uno slogan che a me piace molto e che deve diventare il nostro mantra. Prima le persone. Prima le persone. Cioè, noi dobbiamo avere l'ossessione di spiegare ogni volta che noi
Quello che facciamo lo facciamo per cambiare e migliorare la qualità e le condizioni di vita delle persone che stanno peggio, per costruire giustizia sociale, per ridurre le disuguaglianze in questo paese. Secondo, Europa. Noi dobbiamo difendere l'Europa e aggregare tutte le forze che vogliono difendere l'Europa. L'Europa si difende certo cambiando, chiedendo all'Europa e lavorando perché l'Europa cambi. Ma oggi senza l'Europa il nostro paese sarebbe al disastro. E senza l'Europa e un'Europa forte, tutto il nostro continente diventerebbe terra di conquista di cinesi, russi, americani. Non è un caso se Trump e Putin lavorano contro e occhieggiano e spalleggiano Salvini, lavorano contro l'Europa. Senza l'Europa loro sono più forti nel mondo. L'Europa potrebbe avere una grande forza, essere un grande competitor. Questo si fa, l'abbiamo detto tutti i nostri candidati l'hanno detto, con una lista unica, lavorando per mettere insieme tutte le forze che vogliono e si riconoscono nella difesa dell'Europa. Mettiamo insieme queste forze, dopodiché come faremo la lista lo decideremo insieme. Per questo la battuta di Nicola che dice non è un dogma il simbolo, vuol dire noi certo che ci teniamo al nostro simbolo, ma se oggi decidiamo che la priorità è mettere in campo una lista larga per confrontarci con forza con la Lega e i 5 Stelle, beh, vedremo insieme ai nostri interlocutori come presentare questa lista. Terzo, abbiamo, non so più il tempo, terzo, abbiamo il dovere di dare un punto di riferimento a chi è contro questo governo e costruire l'alternativa. Guardate, c'è il proporzionale, noi non bastiamo più a noi stessi. Il tema delle alleanze è un tema che dobbiamo ricominciare a porci e oggi il tema che ci dobbiamo porre è quello di come apriamo il partito. A Milano lo facciamo quotidianamente, dalla piazza contro Orban ad altre occasioni. Noi dobbiamo aprire il partito a quelle forze. Guardate, non si tratta di fare alleanze con i 5 Stelle o con la Lega. L'abbiamo detto, l'ha detto Nicola in maniera chiara, anche se cadesse il governo noi non siamo disponibili a fare alleanze con nessuno di chi oggi è al governo. Però noi vogliamo e dobbiamo riconquistare una parte dei voti che i 5 Stelle, ma anche la Lega, ci hanno portato via in questi anni. E questo è un lavoro che dobbiamo fare. Ma lo dobbiamo fare senza la presunzione di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi. Non è più così, non è più così. Noi abbiamo il compito di non solo difendere e vivere della nostra identità, abbiamo il compito di costruire le condizioni per un'alternativa. Serve discontinuità. Io concludo così. Quando abbiamo fatto la manifestazione sabato nei presidi, molti mi hanno detto, le persone ci fermavano e ci dicevano finalmente siete tornati in piazza. Comincia a esserci chi ci ferma, chi dice dove siete, dateci una mano, forza, meno male. C'è la richiesta di un punto di riferimento. Ora, questo punto di riferimento vorrei che fosse chiaro, perché questa è una cosa su cui dobbiamo essere chiari. Se diciamo, come ho detto finora, che tutto è cambiato, abbiamo perso le elezioni, ci sono per la prima volta i sovranisti al governo, le paure e la paura del futuro diventa un elemento fondamentale nella politica, quindi è un'altra cosa ancora, gli altri si sono appropriati delle nostre parole. Allora, se tutto è cambiato,
Bisogna sapere che quello che dobbiamo fare da oggi in avanti non si fa guardando indietro, che nessuno può pensare di farlo e nessuna intenzione di farlo guardando al passato e a ricostruire quello che c'era 20 anni fa, perché non è lì sicuramente la strada per affrontare i problemi che sono tutti nuovi. Secondo me non si fa neanche guardando indietro a un anno fa, perché non è più quella l'esperienza che produciva. Dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti, di innovare e di costruire un nuovo e forte Partito Democratico, perché ce ne ha bisogno il Paese prima ancora di quanto ne abbiamo bisogno noi.